Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare in anteprima italiana le Asus Strix Pro, un headset da gaming che appartiene alla nuova serie Strix di Asus. La confezione, come possiamo vedere, è molto aggressiva, così come anche i nuovi prodotti della serie Strix. Abbiamo già la possibilità di visualizzare parte dell'headset contenuto all'interno della confezione tramite un'apertura trasparente sul lato destro. Procediamo comunque all'apertura delle cuffie e vi mostriamo il contenuto della confezione. Ok, eccoci qui. Come possiamo vedere, le cuffie sono ospitate in un blister di plastica. Vediamo un poco come dobbiamo estrarle. Ok, eccoci qui. E in questo piccolo cofanetto di cartone è incluso il relativo bundle che andremo a vedere adesso nel dettaglio. Quindi il bundle dell'Asus Strix si compone di manualistica, un microfono completamente flessibile e avremo la possibilità di attaccarlo o scollegarlo alle cuffie, quindi avremo la possibilità di ascoltare la musica con le Strix senza avere di mezzo il relativo microfono. Sono inclusi due adattatori per smartphone, uno relativo soltanto a dispositivi Apple, HTC, Samsung e alla PlayStation 4 e un altro alla No, ai vecchi modelli di Nokia, Sony Ericsson, Samsung e così via. Ovviamente il connettore è un 3,5 mm ed è placcato in oro. Le cuffie sono dotate inoltre di un comodissimo controller, davvero molto bello a vedersi, dotato di una bellissima rotella in alluminio che un po' sembra una valvola di un impianto stereo. Riportato il logo della serie di Asus Strix, come possiamo vedere è anche zigrinato sulla parte dove andremo a ruotare. È presente un ingresso che servirà a collegare le cuffie al controller e dall'altro lato troviamo un connettore USB che serve ad alimentare il controller stesso e due connettori classici jack da 3,5 mm placcati in oro per il microfono e le cuffie. Il cavo, come sempre, è rivestito in treccia di tessuto ed eccoci qui di fronte alle cuffie che sono saldamente ancorate alla blister di plastica con dei laccetti. Adesso andiamo un attimo a rimuovere e ad analizzare le cuffie. Eccoci qui. Ci dovremmo essere. Ok, perfetto. Ok. Come possiamo vedere, l'headset è davvero molto 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 bello. Sui padiglioni possiamo notare gli occhi del gufo, che sono il logo e il simbolo caratteristico della nuova serie Strix di Asus. I padiglioni sono da ben 60 mm, hanno un comodo rivestimento ed imbottiture in gomma che ci permetterà di non affaticare la testa durante lunghe sessioni di gioco. La headband riporta sempre il logo della nuova serie di Asus. La colorazione, come possiamo vedere anche dai padiglioni, è arancione e nera. La stessa è bicolore sulla headband, che è rivestita anch'essa di una comoda imbottitura. La headband è separata dal resto della struttura in plastica delle cuffie e avremo la possibilità di allargarla o meno a seconda della dimensione della nostra testa. Le cuffie sono possibilmente Abbiamo la possibilità di ruotarle di circa 45 gradi, come possiamo vedere, e danno davvero un effetto davvero molto bello. Quando
quasi sembra di guardare un gufo. Le cuffie sono inoltre dotate di un comodo controller, come abbiamo detto, che ci permetterà di evitare sconvenevoli disturbi, e sono dotate sempre di un connettore da 3,5 mm placcato in oro. Il cavo è sempre rivestito in treccio di tessuto, e l'unica cosa, non abbiamo la possibilità di allargare o meno le dimensioni delle cuffie, ma si adatteranno praticamente ad ogni testa, ad ogni capo, senza nessun problema. Inoltre è presente un comodo ingresso per il microfono, che, come abbiamo detto, avremo la possibilità di inserire o di rimuovere a seconda delle nostre esigenze. Adesso vi mostriamo le cuffie con il microfono inserito, eccoci qui, e sono davvero molto belle. Comunque vedremo nel corso della recensione scritta sul nostro sito www.ximhardware.com ulteriori informazioni, ulteriori immagini per quanto riguarda questo nuovissimo headset di casa Asus. Un saluto a tutto lo staff.